in collaborazione con FIPAV, Comitato Provinciale Catania. Pallavolo, giocala in palestra. Giocala a scuola. Giocala sulla sabbia. Pallavolo, ovunque, ma giocala. Questa puntata di A Tempo di Volley, l'inaspettata sconfitta interna della Algoritmi Universal contro l'Augusta. Faremo visita ad alcune delle più promettenti società sul territorio di Acireale. L'importante vittoria della Gupe, che regola la Papiro Volley allo Sporting Center. Infine, i risultati e le classifiche delle catanesi nel weekend. Let's go. We got that Coca-Cola bottle, shake, shake, shake. We got that sugar, do you wanna taste, taste, taste? We take it all around the globe, baby, everywhere we go. Make it happen, my maraca, shake, shake, shake. Like, oh, you know you want it. Andale, oh, you know we got it. That's why we say, soy Latina, baby, soy Latina, baby. Okay, let's go. L'altra sfida salvezza giocata sul territorio catanese tra Gupe e Papiro Fiume Freddo si è risolta a favore dei padroni di casa con il risultato di 3-0. Il primo set è giocato alla pari da entrambe le squadre, ma alla lunga riesce ad avere la meglio la formazione della Gupe per 27-25. Nel secondo set gli ospiti non riescono a tenere più il passo della meglio organizzata Gupe, che si porta sul 2-0. Il terzo ed ultimo set si conclude 25-21, con la squadra di casa che respinge le iniziative della Papiro e conquista la definitiva e meritata vittoria. La Gupe mette così un importante tassello per la salvezza. Al contrario, per la Papiro la risalita si fa sempre più difficile, trovandosi adesso da sola all'ultimo posto della classifica. Frinzi Russo, allenatore della Papiro Volley. Dopo un inizio promettente, oggi poi la squadra si è come sgretolata. Ma perdere il primo set in quel modo ha danneggiato i ragazzi. Non è normale, non dovrebbe essere, non dobbiamo accontentarci di fare un set buono e mollare. Però a livello psicologico ha pesato, soprattutto nel secondo. Diciamo che il terzo poi un po' abbiamo ripreso a giocare, ma oggi la Gupe ha fatto veramente una gran partita. Secondo me una delle migliori partite di quest'anno della Gupe. I ragazzi si allenano bene, danno il 100% sempre. Purtroppo questa vittoria non arriva, questa vittoria sperata non arriva. Speriamo sabato prossimo di invertire questa tendenza per cercare di fare punti che sono necessari. La soddisfazione dello schiacciatore della Gupe, Walter Bonsignore. Walter Bonsignore, schiacciatore della Gupe, oggi una vittoria importantissima che vi consente di allungare dalla zona calda. Questa vittoria, iniziamo il ritorno nella maniera giusta. All'andata era stata una partita molto più combattuta. Oggi siamo usciti bene da questa partita, nonostante il primo set non si fosse messo benissimo. Abbiamo vinto i vantaggi e quello forse è stato quello che ci ha dato il là per chiudere la partita 3-0. Questo quindi vi ha permesso di dimostrare questa superiorità oggi?
La classifica alla fine non mente, ora i punti mi pare che siano più di 10, forse non vorrei dire una sciocchezza perché non mi ricordo bene i punteggi precisi, però abbiamo scavato un solco importante per la salvezza e sono 3 punti soprattutto in ottica salvezza fondamentale. Sei soddisfatto della tua prestazione oggi? La prestazione è sempre funzionale a quella della squadra, alla fine è andata bene, conta quello, contano i 3 punti e ce l'abbiamo fatta. Ottenuta la salvezza, quale può essere il vostro prossimo obiettivo? Ma intanto è quello, l'obiettivo intanto è la salvezza, è iniziato ora il ritorno, siamo lontanissimi dalle zone che contano, la salvezza è là, però non siamo lontanissimi dalla zona calda, quindi si deve lottare, si deve lottare. Vediamo adesso gli altri risultati del girone. Siciliana Maceri, Ultima TV Volley Valley 3-0. Coordiner Club Catania, Tonno Callipo Calabria 0-3. Sosti Mandorgiolli, Rich Volley Brolo 3-1. CEG Cicala Palermo, Iring Pozzallo 3-2. Volley Modica, Messaggeri e Volley Catania 1-3. Nel campionato di Serie B2 femminile girone I, Cofer Lamezia Planet Strano Light Catania 2-3. Pallavolo Sicilia, Airplace Accademia 2-3. Centro Cos Potenza, Ultra Gel Palermo 0-3, Cuore Reggio Calabria, Lean Campus Università Napoli 2-3, Fiamma Torrese Napoli, Pro Team Modica 3-0, Olimpia Siracusa, Farm Napoli 2-3, Riposa la Ecuba Futura Palmi. Nella classifica di Serie B maschile girone I, sempre prima la Sosti Mandorgiolli a 36 punti, seconda la Messaggeri e Volley Catania a 33 punti, terza la Siciliana Maceri a 32 punti, quarta la CEG Cicala Palermo a 30 punti, quinta la Tonno Callipo Calabria a 26 punti, sesta la Iring Pozzallo a 21, settima la Volley Battiati insieme all'Algoritmi Universal a 19 punti, nona la Volley Brolo a 16 punti, decima la Volley Modica a 14, undicesima la Ultima TV Volley Valley a 13 punti, dodicesima la Coordiner Club Catania a 12 punti, tredicesima la Pallavolo Augusto Siracusa a 11 punti, ultima la Bruno Euronics Papiro Catania a 9 punti. La classifica di Serie B2 femminile girone I, prima la Fiamma Torrese Napoli a 36 punti, seconda la Planet Strano Light Catania a 34 punti, terza la Lean Campus Università Napoli a 25, Airplace Accademia Benevento 24 punti insieme alla Ecuba Futura Palmi, sesta la Farm Napoli a 23 punti, settima la Ultra Gel Palermo a 22 punti, ottava la Pro Team Modica a 20 punti, nona l'Olimpia Siracusa a 16 punti, decima la Cuore Reggio Calabria a 12, undicesima la Cofer Lamezia a 10 punti, dodicesima la Pallavolo Sicilia Catania a 6 punti, ultima la Centro Cos Potenza a 0 punti.